Questa roba ti ha fatto qualcosa? Dovrebbe dare una carica di energia, ma... non sento alcuna differenza. Sai, detto tra noi, avremmo dovuto chiedere più soldi. Molti di più. Non credo che questo fosse nel contratto. Ma possiamo ridiscutere i termini. Hai preso la dose? Sì, ma se ne vuoi una devi parlare con la signora del piano di sotto. Ma non lo consiglio. Non c'è dubbio, tu hai gli anticorpi. Grazie mille, ma... scusa, cosa? Potresti essere la salvezza del mondo, Jake Miller. Meglio salvare me stesso prima. Perso qualcosa? Solo l'equilibrio. Sto bene. Sherry Bird, sì, sì, buon per te, ma ora non è il momento. Vieni o no? Dopo di te. Le cose lassù erano Juavo, le armi biologiche usate dai ribelli. Ma ecco perché ci sono così tante truppe BSA. Dobbiamo lasciare il paese senza attirare l'attenzione di nessuna fazione. A che diavolo sparato? Tutti i membri della tua squadra sono diventati Juavo. E tu sei vestito come loro. Forza, dobbiamo andare. Guarda un po' che casino. Hai dei popcorn? Mi stai imbambolato. Fuori è il caos! Al riparo! Devo portarti fuori di qui tutto intero! No!
prima le cose importanti. Voglio 200.000 subito e altri 200 quando è finita. No, le armi bioorganiche sono a parte. Altri 1.000 testoni. Luna. Non sono qui per assumerti. Cosa? Allora perché sei qui? Il tuo sangue. E chi sei, la Croce Rossa? No, ascolta, quelle cose che ci hanno attaccato sono state esposte a un nuovo virus, chiamato Virus C. È lo stesso tipo di virus che ti sei iniettato. Non ti ha fatto nessun tipo d'effetto perché hai gli anticorpi. Dobbiamo battere sul tempo un attacco bioterroristico globale e ci serve un vaccino il prima possibile. Ci servi tu, Jake. Ci serve il tuo sangue. $50 milioni. Cosa? In contanti, non trattabili. In cambio di mezzo litro. Pare che ci aspettino. Ci faremo strada sparando. Giusto, non abbiamo altra scelta. Questo posto è una trappola. Facciamo attenzione. Ehi! Ehi, qui! No. La BSA si trova in una brutta situazione. È proprio così. I miei capi hanno parcheggiato un carro armato dall'altra parte lì. La BSA non lascerà quel punto e se non lo sa che da cadere. Ivan!
Ehi! Non sono uno di quei mostri pieni di steroidi, idioti! Quel che faccio? Ehi, qui! È una follia! Combattiamo o scappiamo? Ce ne sono troppi! Io dico di scappare! Ok, dove andiamo? Jake! Le donne, sempre un problema!
è quella cosa? È sulle nostre tracce, o meglio, sulle tue. Dietro di me! Guarda, una via d'uscita. Sembra che anche questo posto stia per crollare. Dovrebbero chiamare un'ispezione. Sì. Cavolo, qui è ancora più freddo che fuori. Cavolo, ci hanno trovato! Ma non hanno di meglio da fare questi bastardi! Meno male che sei dei nostri. Grazie. Mm-hmm.
Jake! No. Jake! No. Presto! Ci sono. Dovrà farsene una ragione, sai? Non ti prenderai, Jake! Carogna, non ce la fai più, eh? Questa missione diventa sempre più complicata. Ma almeno sei ancora al sicuro. Molte cose dipendono da me. Tre anni fa pensavo che sarei morto in Sud America. Ci avevano circondato, in pochi istanti erano morti tutti. Nel caos avevo perso la mia pistola. Questo bastardo mi attacca con un coltello. Non voleva sprecare proiettili. Perché me lo stai raccontando? Morire con una lama dentro alla fine è peggiore. È tremendo. I mercenari come me non decidono come morire. È così che funziona. Insomma, fa parte del gioco. Non è così. Morire per denaro è una cosa. Mi è scelto. Morire senza motivo. No, questo non mi va. Allora, vuoi dirmi cos'era quel bestione e perché ha tanta voglia di uccidermi? Quella cosa è come giuavo. Un'arma bioorganica creata dal virus C. Viene usato da un'organizzazione terroristica chiamata Neo Umbrella. Mai sentito? Vogliono studiare gli anticorpi nel tuo sangue. E non gli interessa se sei vivo o morto. Meglio fare il mercenario. Non lascerò che ti accada niente. Il mondo ha bisogno di te. No, no, non di me. Solo del mio sangue. Beh, il mondo può averlo. Finché qualcuno ci mette i soldi.
Di qua! No! Ehi! Sherry Birkin, sicurezza nazionale. Sherry Birkin, aria racconsete. Come fai a saperlo? Claire. Un momento, tu sei Chris? Mia sorella mi ha parlato di te. Chris, è un rivoltoso e un ricercato. Sì, è un mercenario, ma è sotto la protezione del governo degli Stati Uniti. Non è una minaccia per la BSAA. Se non mi pagano per diventarlo. Che cosa hai detto? Che c'è? Niente. Bugia squadra Alfa. I rinforzi non possono atterrare a causa dell'artiglieria antiaerea. Eliminatela. Squadra Alfa, ricevuto. Cosa? Rileviamo sul radar un segnale enorme. Si dirige verso di voi. Ah!
Delle cariche sulle postazioni antiaeree, ma ci vorrà ancora molto. Prendete tempo! Ancora un po' di tempo! Alfa, resta una torretta. Un'altra arma biologica gigante sulla vostra posizione. Quella che avevamo perso al tuo di cuore. Alfa, pronti all'attacco. Thank you.
piazzando delle cariche sulle postazioni antiaeree, ma ci vorrà ancora molto. Prendete tempo! Ancora un po' di tempo! Distraete quell'arma biologica gigante! Non posso lavorare con quello in giro! Pilota le coordinate. Grazie davvero per l'aiuto. Ehi! Ehi! Ci conosciamo. Voi soldatini siete tutti uguali, amico. Mi spiace. Chi si crede di essere? Errore mio. Fate buon viaggio. Mr. Muller ha chiesto un compenso per questa sua collaborazione. 50 milioni di dollari. Sì. Sì, sì, capisco. Ok, glielo dirò. Allora, affare fatto? Sì, affare fatto. È stato facile. Oh. A proposito, quel tipo con cui chiacchieravi laggiù. Intendi Chris? È quello. Che vuoi sapere? Lascia stare.
cos'era? Da intuito direi qualcosa di brutto. Ecco che arriva. Oh mio Dio! La quale non se ne va! Dobbiamo buttarlo di sotto, ci tirerà giù! Beh, 50 milioni valgono un po' di lavoro. Quell'affare dà la caccia a voi, vero? Scusa, non volevo mettervi in pericolo. Sull'altro elicottero! Via! Ora! Che cosa aspettate? Prima di fermare.
figlio di puttana! Mettilo in difficoltà! Abbatti gli elicotteri! Dei paracadute!